Sono sincero, col filtro e quei sapori eccezionali, eccezionali. Il Kentucky con retrogusto dolce, virginioso. Oddio, che goduria del trinciato Italia. Premium Tobacco Pipe. In verità è una busta da 40 grammi che costa 5,80 euro se non erro. Prodotto da Manifatture Sigaro Toscano. E c'è abbastanza leggenda dietro questo tabacco. C'è chi sostiene che non ci siano orientali, c'è invece chi sostiene che ci siano. Io sono uno di quei fumatori che mentre lo fumo l'ho testato, goduto sia in antitanio. Fra parentesi, questo è il gruppo 1 e sono disponibili, non ne ho tantissimi. L'ho fumato in radica. Ci sono sfumature differenti a seconda del tipo di elemento e anche a seconda dell'uso del filtro oppure no. Ma veniamo con calma. Nella fumata con radica, aspettate che se no mi si spegne. La fumata con radica escono molto bene fuori i Virginia che vengono abbastanza arrotondati, addolciti dal calore che si sprigiona nel legno, e con un Kentucky che gli fa da contesto, che regala sfumature, quelle le note abbastanza tipiche che escono fuori a tratti di tanto in tanto, ma prevalentemente si sentono un po' meglio i Virginia. Nel titanio, invece, la componente Virginia esce a tratti con la sua classica dolcezza. È molto più percepibile il discorso orientale, il barley e Kentucky che ricorda come il forte, che è un Kentucky puro, lo ricorda proprio bene. Escono fuori i tabacchi anche che normalmente nella radica non sono riuscito a sentire. Per il prezzo che ha, è un tabacco che assolutamente merita la fumata. Anche estiva, perché poi di forza alla fine direi che è media. Se non si esagera, non è neanche mai irritante se non si esagera col tiro. La cosa particolare è che quando si fuma col filtro, orientali, Virginia e Kentucky sono più amalgamati insieme. Probabilmente perché col filtro si tira un po' di più. Si scalda un po' di più, anche se poi in mano non dà nessun problema. E questa cosa di aumento di calore fonde insieme i sapori. Il risultato non è assolutamente male, anzi, veramente gradevole. E devo dire che questo trinciato proletario credo sia uno di quei tabacchi che chi ama il genere lo apprezza di sicuro. Col filtro esce un Kentucky addolcito dai Virginia, è un po' più particolareggiato da un po' del barley e degli orientali. Buone fumate anche a voi belli, godetevela.